saprei di inventare un aggettivo che possa andare bene per la band, tipo, no? Tipo bellissimo. Il nostro terzo disco, che si chiama Circles, parla di resistenza al cambiamento e di momenti in cui tutto si ferma prima che succeda qualcosa. Senza dubbio il grande cambiamento di questo disco è stato quello di esserci decisi di prendere un aereo e andarlo a registrare dall'altra parte del mondo, in quello che per noi poteva essere uno studio che, a partire da un punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguardava le persone che lo gestivano e le collaborazioni che avremmo potuto avere, era forse il posto più adatto per farlo, considerato che non abbiamo mai avuto granché di italiano nelle nostre influenze. La premessa è che non ci dispiace affatto essere classificati, quindi ogni possibile descrizione va benissimo. Forse un problema un po' più di mercato che di percezione vera, insomma, di chi ci ascolta, ecco, quindi non ci siamo veramente posti il problema di dove, come la musica venga recepita, insomma, semplicemente abbiamo fatto musica pop sicuramente, perché è quello che, insomma, che ci viene naturale fare. Quello che facciamo è semplicemente cercare di scrivere buone canzoni, sicuramente con un sacco di altre cose intorno, quindi arrangiamenti molto personali e che pescano da tante influenze. Soprattutto nelle collaborazioni con Orrenda Fink delle Azzurreie, Laura Buren che ha suonato con Postal Service, a questa band che si chiama Mina Birds. Il modo in cui hanno inserito le voci, per esempio, ha dato una prospettiva molto diversa a un'idea che avevamo delle canzoni. Pensavamo di fare dei cori molto soul, quasi gospel, e alla fine loro hanno dato un'interpretazione loro personale di quello che poteva essere quella cosa. Quindi ci si ritrova poi con un prodotto finale che magari è distante dalla propria idea ed è ancora meglio di quello che ci si aspettava, quindi questo magari è un po' cercare di stupirsi passando per vie esterne ai nostri mezzi, ecco. You never